oltre a un'emergenza umanitaria, c'è l'emergenza dell'accoglienza e poi l'emergenza sanitaria. Quindi questo evento del 2 aprile è sicuramente un'occasione bella. Qui c'è lo slogan: vieni, dai un contributo e porti il cuore. Per formazione personale, vieni, porti il cuore e dai un contributo. Perché l'accoglienza straordinaria dei casertani, ma di tutta la diocesi, è stata incredibile. Poi c'è bisogno di dare un contributo, perché adesso abbiamo dato un tetto, abbiamo dato un passo, ma noi già stiamo programmando la seconda fase, quella dell'inserimento dei bambini nella scuola, ovviamente aiutati dalle istituzioni, l'accompagnamento delle famiglie italiane che accolgono, perché anche loro hanno bisogno di un supporto psicologico su come accogliere queste famiglie, soprattutto per le famiglie ucraine che stanno arrivando. Quindi io credo che il 2 aprile sia il trampolino di lancio per questa seconda fase. Quindi è bene tenere a caldo tutti gli artisti che vogliono collaborare, perché forse l'onda emotiva pian piano si va spegnendo, invece qui l'emergenza continua, quindi noi pensiamo anche al dopo. Anche le famiglie ucraine che hanno accolto già iniziano a venire a chiedere aiuti, perché non riescono ad arrivare a fine.